Si chiama Riccardo Grassi, ha 31 anni, arriva da Castel Volpino, provincia di Bergamo, e lavora alla caffetteria Caprini di Lovere. Riccardo Grassi! Prova. Buono. Funziona, funziona. Ok, pronti? Riccardo, quando vuoi. Pulsante rosso. Via. Fiducia. La fiducia è una condizione dell'essere umano. Difficilmente viene concessa ad un estraneo, anche perché, signori, comporta il lasciarsi trasportare senza paura e senza pregiudizi in una realtà che coinvolge l'emozione. Io sono Grassi Riccardo, un estraneo, un semplice barista che per oggi vuole essere per voi quell'emozione. Vi chiedo quindi di fidarvi di me, perché voglio esaltare i vostri sensi, annullare la realtà che vi circonda. Se siete pronti, svuotate la vostra mente, liberate il vostro cuore, dimenticatevi il motivo per cui siete qui e venite con me, dall'altra parte del mondo, là dove tutto è iniziato, lì dove sono nate le mie emozioni, in quel posto unico, per me meraviglioso e indimenticabile, che è Panama, sulle montagne della regione di Pedra de Candela, sul confine con il Costa Rica. Siete fermi, immobili, nel bel mezzo di una piantagione di caffè, ma non una piantagione qualsiasi, quella del mio caffè, è un caffè gourmet. Sentite il profumo e il rumore della natura. Guardate il rosso acceso dalla drupa del caffè ed il verde delle sue foglie che vi donano serenità e tranquillità. Immaginate il frutto di questa meravigliosa pianta, impeccabile nel suo aspetto perché raccolto e selezionato a mano, e sognate il risultato finale che avremo in tazza, un espresso da una buona corposità, ben bilanciata, caratteristica tipica dei caffè centroamericani lavati, con impronta decisa di malto, tinte floreali, ibisco, cacao e lievemente agrumato. Signori, vado adesso a prepararvi il vostro sogno, grazie. E bravo Riccardo Grassi, anche lui con la sua fantastica presentazione. Un viaggio dall'altra parte del mondo, Panama. Signori, vi invito ad una degustazione guidata passo passo da me, perché solo io posso riuscire a trasmettervi tutte le caratteristiche e le qualità del mio espresso. Gentilmente partiamo da una prima valutazione nel colore della sua crema, color nocciola, leggermente più chiara e leggermente tigrata. Portando la tazzina al naso, prego, percepirete subito una delicata fragranza floreale. Adesso, col primo cucchiaino alla vostra sinistra, che una volta sporco potrete riporre nel bicchiere vuoto davanti a voi, vi chiedo delicatamente di analizzare l'importanza della sua crema, la sua compattezza e le sue trame molto fini. Adesso, finalmente, potete assaporarlo. Al palato vi donerà subito una piacevole acidità, accompagnata però da quella che è la caratteristica principale del mio espresso, ovvero il sentore del malto, quel malto che piano piano lascerà spazio a quella nota piacevole e duratura data appunto dal cacao. Signori, il mio Panama, grazie. Bravo Riccardo, il suo Panama ha descritto il suo espresso, che non è di nessun altro. Ha guidato i suoi giudici
passo per passo nella degustazione. Adesso, signori, in rigoroso silenzio, dedicherò la mia massima concentrazione alla preparazione dei miei cappuccini, lasciandovi però in compagnia di una musica viva che vi permetterà di mantenere sempre stretto il legame che avete appena creato fra un posto sognato e la realtà che state vivendo. Grazie. Signori, l'unione tra il mio espresso e del latte donerà al mio cappuccino sentori di cacao, cioccolato bianco, quella complicità di dolcezza che non sarà limitata all'assaggio, ma sarà duratura nel tempo. Buona degustazione. E anche Riccardo sfoggia la sua latte art. E a lei, buona degustazione, arrivo subito da voi. Anche per lui un tulip a tre elementi. Dicevamo dolcezza, quella caratteristica indispensabile per valorizzare al meglio certi prodotti e che molte volte, signori, è sinonimo di bontà. Buona degustazione. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare. E a lei, buona degustazione. Nel cielo infinito volare. Cantare.
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole. Signori, arriviamo adesso ad una delle fasi più delicate, significative della mia gara. Un momento che vi donerà emozioni inaspettate e che mi auguro con tutto il cuore possano giungere a voi nello stesso identico modo in cui sono arrivate a me la prima volta che l'ho provato. Mancano 5 minuti. La preparazione del mio drink ha comportato lo studio di tutti quei sentori, quei profumi e quegli aromi che potessero esaltare al massimo il mio espresso nella bevanda. Il malto, del quale ne abbiamo un'impronta decisa e marcata. Gli agrumi che donano quella piacevole acidità agrumata in bocca. Il carcadè, perché deriva direttamente da quel tipico fiore tropicale che è l'ibisco, e quella nota piacevole e duratura data appunto dal cacao. Nel cercare di ottenere il massimo da questi elementi è nato il mio drink, che non sarà valorizzabile solo da un punto di vista gustativo, ma anche sensoriale. Difatti, signori, davanti a voi trovate un bicchiere capovolto su un contenitore che accoglie due degli ingredienti della mia bevanda, il carcadè e i chicchi del mio caffè. Mentre vado a prepararvi la base, l'ingrediente principale del mio drink, ovvero il mio espresso, vi chiedo di iniziare una prima analisi olfattiva del floreale che ho voluto trasmettere al bicchiere. Arrivo subito a voi, grazie. Stare qua e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Signori, vi chiedo gentilmente di versare l'espresso all'interno del bicchiere e di procedere solo olfattivamente a riscoprire la prima complicità che si viene a creare fra i profumi del mio espresso e l'esaltazione del suo floreale. Prego. Prego, versi pure. Nel frattempo inizio ad accennarvi a quello che è l'ultima parte della mia bevanda, ovvero un estratto di sciroppo creato da me, con tutti i profumi, gli aromi, le caratteristiche che vanno ad esaltare il mio espresso, e lo trovate in questo bricchetto davanti a voi. Vi chiedo di versarlo totalmente all'interno del bicchiere e sempre solo olfattivamente andare a riscoprire al naso quella piacevole dolcezza data dagli agrumi, che non nascondono in alcun modo i profumi né del mio espresso né tantomeno dell'esaltazione del suo floreale. Una volta assaporato, finalmente potete assaggiarlo. Al palato vi donerà subito una spettacolare complicità che si viene a creare, pensate bene, fra l'acidità e la dolcezza, grazie agli agrumi, che non nascondono comunque l'impronta principale del mio espresso e quella piacevole nota di dolcezza finale. Signori, il mio drink, l'esaltazione delle caratteristiche del mio espresso, il malto, gli agrumi, la dolcezza e alla fine il floreale. Se in parte sarò riuscito a trasmettervi l'emozione che io ho provato nel creare tutto questo, oltre che ad essere onorato, sarò anche soddisfatto, perché avrò la certezza che da oggi porterete sempre con voi una parte della mia vita, una parte del mio sogno, di quel sogno che si chiama Panama, il mio Panama. Da oggi mi auguro il nostro Panama. Grazie. E anche Riccardo ha servito tutte le sue 30 preparazioni. 30 secondi. Il nostro Panama. Speriamo.
Ancora grazie. Stop. Stop, 14:45 per Riccardo Grassi.